Parliamo della medicina della fiducia, perché uno dei grossi problemi del codice della paura che produce quella manipolazione di se stessi di cui parlavamo è che produce misconception, si può dire, cioè mappe errate della realtà, trasforma le parole. Per esempio la fiducia. La gente è abituata a dire la fiducia è qualcosa che si dà, no? Io do fiducia a chi è affidabile. E ovviamente quanto più io sono una persona timorosa, quanto meno vedrò persone degne della mia fiducia. E chi sono io per dare fiducia a qualcuno? E soprattutto che cos'è questa cosa che do? Non sono per caso limoni che si possano dare. La fiducia, se tu la vedi con gli occhi liberi dalla paura e dai condizionamenti della tua mente, ti accorgi che è una qualità e ti accorgi che le qualità, come il profumo di un fiore, sgorgano, come la luce del sole, come una sorgente di montagna, sgorga. Quindi la fiducia non è una cosa che puoi dare. E non è nemmeno una cosa che puoi avere. La fiducia è quel che... E come fai a lasciare sgorgare la fiducia? Come fa un fiore a sbocciare? Compie la giusta azione, è in contatto con se stesso. Si nutre, fluisce nella vita in armonia con ciò che è intorno. Non si difende, non si chiude, non combatte. Nulla è in natura. Combattimento, ma è espressione, è autopresentazione, è manifestazione di sé, è sbocciare, è crescere, è manifestarsi. Quindi manifestati, sgorga, togli di mezzo queste barriere, guarda la vera natura delle parole. Fiducia è sgorgare, fiducia è lasciare che la tua anima si esprima, che il tuo sole splenda. Questa è una medicina che possiamo mettere nel mondo. Questa è una medicina che rischiarerà e metterà in luce l'evidenza delle ombre e la loro inesistenza, la loro inconsistenza. Stai nella fiducia, cioè stai in contatto e riconosci, fai la giusta azione, emana chi sei e avrai fatto la tua rivoluzione, avremo fatto la nostra rivoluzione in barba ai signori della paura.